Cossiga in questo libro racconta sia la sua vita personale sia i fatti di cui lui è stato protagonista e cerca di alzare il velo su parecchi misteri. In questi giorni, ad esempio, si parla su Ustica, si parla sulla strage di Bologna e guarda un po' le inchieste che sono venute fuori negli ultimi tempi anche dalle procure riprendono quello che Cossiga mi aveva detto. Perché i giovani dovrebbero leggere questo libro? Ma perché innanzitutto imparerebbero a stimare una grande personalità della vita politica italiana che loro hanno appreso solo attraverso delle macchiette o delle critiche pazzesche che gli sono state rivolte appena morto. Appena morto sono usciti degli articoli veramente insultanti contro Cossiga. Ricordo uno di Scalfari sulla Repubblica dove lo tratteggiava in modo villano. Villano per dire che è proprio un modo volgare a un uomo che era appena morto e che tanta parte aveva avuto nella storia, ma anche dalla Chiesa, anche tanti altri che hanno applaudito quasi alla sua morte. Per cui ridare un'immagine più giusta di Cossiga. Secondo, possono permettere di guardare alla politica in un altro modo. In questo momento la politica è vista come un problema, non solo un problema, ma una tragedia di questo paese, quasi che senza politica si andrebbe meglio. Cossiga mostra la dignità che ha avuto la storia politica del nostro paese, con tanti errori.